Ciao ragazzi e benvenuti anche oggi qui sul mio canale. Io sono Gigi e questo è Yarobby. Oggi sono qui in giardino perché voglio parlarti di un problema che sta affliggendo le mie siepi. Queste sono siepi di recinzione della mia abitazione e ultimamente sono state attaccate da due insetti. Il primo, quello più temuto, è il ragnetto rosso. Il secondo è lo zio rinco. Ora però, avvicino la telecamera, te li faccio vedere nel dettaglio e ti faccio vedere anche come riconoscerli. Riconoscere il ragnetto rosso è abbastanza semplice. Le foglie appaiono decolorate in alcuni punti, quindi si presentano con macchie di colore più chiaro e iniziano a seccare e pian piano poi ovviamente cadono. I margini delle foglie appaiono come bruciati. Troviamo delle piccole ragnatele sulle foglie stesse e di solito il ragno rosso depone le uova sotto la foglia. Lo zio rinco invece è un parassita che si rifugia tutto il giorno nel suolo e poi esce di notte per spostarsi sulle foglie ed andare a rodere le foglie stesse. La mangiata è tipica e consiste in smarginature ai bordi fogliari. Le larve invece si nutrono di radici, quindi molto pericolose. Oggi quindi in questo primo video ti faccio vedere come vado a combattere il ragnetto rosso, ti faccio vedere che prodotti utilizzo. Ovviamente tutti i prodotti che utilizzerò non necessitano di patentino perché sono tutti prodotti della Biochi. Per questo trattamento utilizzerò tre prodotti. Eccoli qua: gel di silice, sapone molle e olio di neem. Il gel di silice è il primo prodotto. Il gel di silice ha un'azione meccanica, crea uno strato duro resistente agli attacchi dei parassiti. Come dosaggio utilizzeremo circa 2 litri per ettolitro. Al gel andrò ad unire il sapone molle. Il sapone molle ha un'azione rinvigorente, conferisce così maggiore resistenza agli attacchi dei parassiti ed è utilissimo per rimuovere gli essudati lasciati dai parassiti sulle piante. Il dosaggio è quello di 800 grammi per ettolitro. Insieme al sapone molle e al gel di silice andrò ad utilizzare l'olio di neem. Ultimo, ma non ultimo, di fondamentale importanza perché respinge una grande quantità di parassiti, quindi di attacchi di parassiti sulle nostre piante. Ora quindi andiamo a creare il composto per 10 litri di acqua e a compiere il trattamento sulle nostre siepi. Bene, quindi questo era il primo trattamento, il mio trattamento contro il ragnetto rosso. Ovviamente questo trattamento non necessita di patentino perché non stiamo utilizzando veleni, ma tutti i prodotti consentiti in agricoltura biologica. Ora però, come al solito, tocca a te. Fammi sapere qui sotto nei commenti. 1. Cosa ne pensi di questo trattamento? 2. Fammi sapere se anche le tue piante sono attaccate da questo parassita. Fammi sapere ovviamente come lo combatti tu. Ovviamente non perderti il trattamento contro lo zio rinco. Io ti saluto, ti ringrazio, ti auguro un buon weekend e noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video. Ciao!